Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Conte alla festa del Fatto Quotidiano dice: taglio degli eletti non pregiudica la funzionalità delle Camere, mi piace il principio delle preferenze. Presidente del Consiglio, intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro, ha ribadito il suo sostegno per la riforma costituzionale votata dalla stragrande maggioranza del Parlamento. Dopo bisognerà, dice, adattare la legge elettorale. Sulle prossime regionali ha dichiarato: non avranno incidenza sul governo, ma la lotta con il centrodestra unito è impari. Infine è aperto alla possibilità di un Mattarella bis. No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio dicono: fermatevi, rispetto per famiglie delle vittime. Un presidio dopo il tentativo di tenere le manifestazioni a Piazza del Popolo, al quale sono attese circa 2.000 persone, secondo le previsioni degli organizzatori. Conte dice: noi vogliamo gestire una pandemia in corso, rispondiamo con i numeri. Il ministro degli esteri ha detto: parlano di guerra, la guerra l'abbiamo combattuta questo inverno. Cosenza, corrompeva il giudice per far assolvere un boss, indagato il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna. La notizia dell'inchiesta è trapelata dopo che la Procura di Salerno ha chiesto l'incidente probatorio nei confronti degli indagati. L'indagine infatti rappresenta l'ennesimo filone nato dalle dichiarazioni rese nei mesi scorsi agli inquirenti dal giudice della Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini. La replica del primo cittadino è stata che è il tentativo disperato per provare a mantenere in vita una ipotesi accusatoria inesistente. Elezioni regionali e referendum, seggi speciali a domicilio e in ospedale per chi è contagiato e in quarantena. Le nuove disposizioni consentono agli elettori che si trovano in isolamento o in cura domiciliare per il Covid-19 di poter votare per tutte le prossime consultazioni referendarie regionali e comunali. I voti verranno scrutinati dalle sezioni ospedaliere, che verranno istituite anche nelle strutture con almeno 100 posti letto. Coronavirus negli USA, 410.000 morti entro il 1 gennaio se non si usano le mascherine. La stima è stata elaborata dall'Istituto For Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington e potrebbe peggiorare nel caso fossero allentate tutte le restrizioni. Fauci ha detto numeri spaventosi, ma è un buon avvertimento. Studentessa positiva in provincia di Udine, seguiva i corsi di recupero a scuola, test su una dozzina di ragazzi e due insegnanti. Nei prossimi giorni, spiega il preside, le attività didattiche proseguiranno online. La scuola rimarrà chiusa il tempo necessario alla sanificazione. Ieri un caso simile all'Istituto Marymount di Roma. Francia, Macron gli nega il suicidio assistito. Alan Koch vuole morire in diretta streaming, ma Facebook lo blocca. Ha 57 anni ed è affetto da una rara malattia genetica. Ha deciso di trasmettere in diretta sul social la sua morte, dopo che gli è stata negata la sedazione profonda, consentita solo a chi ha diagnosi a breve termine. La sua è una sofferenza continua. Lui stesso si definisce un malato terminale da 34 anni. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.